Ciao ragazzi, visto che me lo state chiedendo in tantissimi, vi porto la mia reaction anche a questa nuova anteprima, questa volta l'hanno chiamata così invece di trailer, ma di fatto penso sia la stessa cosa, di The God of High School. Vi dico subito che secondo me stanno un po' esagerando, si vede che ci vogliono puntare veramente tanto su quest'anime perché è già praticamente il terzo trailer che vediamo di quest'anime. Eppure manca ancora un mese alla sua uscita e quindi penso ci sarà ancora qualcos'altro da vedere. In ogni caso ho comunque moltissimo hype perché i primi trailer, lo sapete, mi hanno fatto impazzire dal punto di vista visivo, quindi vediamo subito cosa ha da offrirci questo nuovo trailer. Ok, l'inizio è molto simile a quello del primo trailer. La musica è fantastica, questo stile mi fa impazzire. E vediamo più forti combattenti, questa volta in italiano. Si vede, ragazzi, lo vogliono pompare tantissimo quest'anime. Il premio più grande. Jin Mori. Sta praticamente facendo una presentazione dei personaggi. Mamma, queste animazioni sono fantastiche, però. Sono proprio quello stile che piace a me, fluidissime. Si sente veramente tanto il colpo quando lo danno. Pure questo effetto così. Oddio, no, sto vedendo troppe cose. Molte scene già le abbiamo viste, però. Porca miseria, quanto è figo. Sti trailer li hanno fatti benissimo comunque. Allora, in verità non voglio dilungarmi perché comunque vediamo molte scene già dei vecchi trailer. Le musiche sembrano essere davvero fantastiche ed epiche, con questo stile un po' rock barra hip hop che ci sta tantissimo durante gli scontri. Tra l'altro, poiché questa musica non mi sembrava per niente giapponese, mi sono informato ed in effetti ho scoperto che in realtà era già stata realizzata un anno fa da un gruppo americano, credo, comunque sicuramente non giapponese. Anche le animazioni le ritengo perfette per un anime di mazzate, che sono molto fluide e appunto riescono a stimolare parecchio la mia attenzione quando vedo questi gruppi di tizi che si menano. E per il resto possiamo dire che questa anteprima è una presentazione dei personaggi principali, penso, che si sfideranno in questa arena. Se dalla trama non mi aspetto nulla di incredibile, se non qualche colpo di scena, ma comunque una storia lineare abbastanza semplice rispetto a un Tower of God, comunque mi aspetto tantissimo dal punto di vista visivo. Sicuramente le animazioni avranno dei momenti migliori ed altri in cui caleranno un po', però in linea di massima spero siano abbastanza costanti, con qualche picco magari nei combattimenti, i cosiddetti Sakuga. Detto ciò, non ho altro da dire, non vedo l'ora di vedere quest'anime, dato che lo stanno sponsorizzando così tanto, speriamo che non ci deluderà, e soprattutto sicuramente uscirà davvero a luglio, immagino proprio che non ci sarà nessuna posticipazione arrivati oramai a giugno. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere come sempre la vostra opinione, lasciate un like se vi è piaciuto, seguitemi sempre su tutti i social che trovate qua sotto in descrizione, noi ci vediamo in un prossimo video.